c'ho il cervello in giostra, che è tutto in pim. C'ho il cervello in giostra, c'ho il cervello in giostra, c'ho il cervello in giostra, che è tutto in pim. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo qui su GTA 5 in un nuovo episodio del cazzeggio. E mi avete chiesto in tanti: Alex, fai un cazzeggio con la Nagasaki Shotaro. Ok. Innanzitutto siamo vestiti con la divisa e abbiamo il logo della maglietta che avevo sotto buggato dentro la divisa. Vabbè, non so come si è fatto, però vabbè, scialla. Comunque partiamo subito. Non so cosa fare sinceramente, raga. Quindi iniziamo a dar fastidio a qualcuno. Oh zio, oddio, quanta gente. Raga, ce la siamo scampata. Ce la siamo scampata di brutto. Vediamo di fare qualcosina. Allora, se vado là sicuramente, mi stuprano di botte. Non è saltata la moto in aria, raga. Come? Come è successo questa cosa qua? Questi qua cosa fanno? Mi stuzzicano e poi se ne scappano. Mi sembra giustissimo. Io ragazzi mi dovrei vendicare di regola, però quelli vanno in 4 ed è un grave problema. Poi la polizia che ovviamente scassa la minchia, se no non siamo contenti. E dobbiamo io ragazzi devo cercare di far esplodere quella curuma di merda. Ovviamente, ma quanta gente. Vai, dai, subito. Veloce. Raga, devo cercare di camperarmela. Quelli stanno allo Santos Custom. Mi sa che ce l'abbiamo fatta a scamparcela, raga. Perché mi stanno cercando da un sacco di tempo. Mi stanno dando un fastidio enorme, porca miseria. Ok, ragazzi, ci siamo liberati da questo posto sudicio di merda. Allora, volevo andare a uccidere quelli con la Kuruma. Anche se è un po' difficilotto, ma penso che se ne siano già andati da dove stavano prima. Oh raga, i tizi, eccoli lì, sono quelli là che stanno allo Santos Custom. Sono proprio quelli, ragazzi. Il problema è che sono scesi dalla macchina ed è un problema. Sicuramente un problema. Sento puzza di missili. Uno. Dai, vieni. Guarda. No, niente raga, vince lui per colpa delle capriole. Non ce l'ho fatta, poi mi stava sparando la polizia da dietro. Ce l'ha con me. Abbiamo fatto un mini duello. Però purtroppo le capriole ha vinto lui perché l'ho fatta troppo prima io, giustamente. Però quell'altro l'abbiamo ucciso, stava fermo, bastardo. Ecco, ovviamente deve stare il rompiscatole col jet che deve fare... Minchia, li ha uccisi tutti, raga. Li ha distrutti tutti, completamente. Ora, dove spawnano questi? Uno è spawnato qua. E ce lo andiamo a prendere. Che palle questo. Oh, raga, deve stare sempre il rompiscatole del getto. Se no... Allora, sopra. Avvegliare. La polizia vide gente, ovviamente, che passa con il fucile in mano, ma non gli dice niente. Meglio così. Comunque, raga, cambiamo zona, perché qua c'è il combattimento tra jet... Anzi, là stanno quei due. Cambiamo zona e ce ne andiamo da un'altra parte del paese. Così cambiamo anche gente. Ragazzi, sto andando allo Santos Custom perché c'è un tizio che sta là. Vediamo se lo riusciamo a killare. Questa moto è estremamente veloce. Mamma mia, incredibile, ragazzi. Assolutamente. Allora, guarda. Fila! E ce ne scappiamo subito. Attenzione, guardate. Guardate, Murder Osman si chiama. Se ne sta scappando come un pazzo da me. Sembra giusto. Ci prendiamo le bombe. Lo andiamo a inseguire. Una qua. E una qua. Via. Ragazzi, voglio vedere la scena. Scusatemi, ma voglio vedere la scena. Voglio vedere la scena. Adesso si sta comprando il suo bellissimo arsenale. Voglio vedere cosa succede adesso. Appena esce. Farà un bel boom. Questa kill è di stile, ovviamente. Questa kill è la kill silenziosa, quella tranquilla. Ragazzi, il cosiddetto tizio non esce più dalla munition. Si è imbambolato là dentro, si sta comprando, non lo so, le peggio cose. Ragazzi, si è mosso. Sta uscendo. Ora farà un bel boom. Appena... Madonna, che palle le macchine! È morto, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Ah, sta lanciando pure i razzi, di tutto sta lanciando. Sì, comunque.
L'ho preso in testa con il cecchino. Ti ho visto, ti ho spaccato la testa. Ovviamente. Via. Ragazzi, non so perché quando mi avvicino alle persone, vi dico la verità, se ne scappano. Madonna, ragazzi. Bella sta kill. Ero convinto che mi stava aspettando col puntatore mirato, tutto fiero. Ragazzi, vicino alla moto c'è un tizio con l'insurgent e questo è preoccupante. Che poi non so che insurgent sia, ma forse è quello con la mitragliatrice. In questo cazzeggio sto avendo tanti problemi per la polizia e per le macchine che mi investono. È una cosa assurda. Non lo so oggi che cavolo è, ma dove vado? A qualsiasi parte c'è la polizia che mi rompe i maroni. Ok, ce la siamo tolti, ora paghiamo sta Cristo di cosa. Vedete voi poliziotti, non fate un cazzo la mattina alla sera, rompete le scatole a me, state qua tranquilli, fieri. Che cacchio, sta guardando pure male quello. Sta guardando malissimo. La Shotaro, ragazzi, è troppo figa come moto, eh. Cioè, ve lo dico sinceramente, a parte che è velocissima. Poi, mi piace assai il colore, il fatto che è illuminata, così, eccetera, eccetera, eccetera. E degli illuminati. Attenzione. Guarda! Uno! Due! Madonna, ragazzi! Ovviamente, sono ricercato per due spari di merda! Oh! Oddio! Oddio, ragazzi! Arrivano proiettili. Guarda! Arrivano proiettili di nuovo! Lo stesso! Raga, io non so dove sta questo, non ho idea. Non so dove sta, ma lui mi vede benissimo a me, però. Allora... Scusatemi, ma lo dovevo fare, però. Lo dovevo fare. Ragazzi, tripla... doppia kill ho fatto. Se ne sono venuti in culo con la macchina, giustamente dovevo fare questo. Ora mi spawneranno sicuramente dietro. Ragazzi, ce la dobbiamo scappare e concludiamo il cazzeggio perché è successo di tutto già qua. Polizia, rompipalle, gente che ci killa, li ho killati anch'io. La Shotaro l'abbiamo usata e abbiamo visto che è molto veloce. Ora me ne scappo io perché sennò qua ci rompono i maroni. Però è stata bella la iperkill finale. Quindi ragazzi, dai, per questo video è tutto. Lasciate like, iscrivetevi. Ditemi nel prossimo calzeggio cosa devo fare. Ovviamente ci sta pieno di macchine oggi. Oddio, questo c'ha il simbolo di Vegeta nella crew. Nel Motorcycle Club. Spettacolare, minchia, che figata. Comunque, per questo video è tutto. Vabbè, dai, abbiamo capito. Abbiamo capito. Non riusciamo a concludere oggi, non riusciamo a concludere. Me ne vado. Attenzione, raga, mi sta inseguendo. Mi sta inseguendo. Via, via. 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 Dai ragazzi, per questo video è tutto, lasciate like, iscrivetevi al canale, ditemi cosa devo fare nel prossimo cazzeggio. Mi hanno chiamato i mercenari, addirittura. Ditemi cosa devo fare in questo nel prossimo cazzeggio. Passate dai miei social, link in descrizione. E per questo video è tutto ragazzi, lasciate un commentino. Ci becchiamo ragazzi nel prossimo video. Bella ragazzi.